del campo letterario, il rapporto del campo letterario chiuso con gli altri campi. Ecco, mi chiedo se per certe cose non proponga un modello un po' più mobile, un po' più mosso, perché appunto alla fine della riflessione di Jameson rimaniamo un po'. Un po' depressi come minimo, ecco, come me un po' depressi, e mi fermo lì e mi hai letto nel pensiero, sono un po' depressa infatti in questo momento. No, chiudo, volevo, no, però pensavo che poteva essere interessante, visto che hai parlato di strutture sulla struttura dell'articolazione tra questi due piani. Bourdieu è veramente sì, no, una battuta no. Veramente di 10 secondi. No, ovviamente io non penso, appunto ho illustrato delle cose e le ho poste in forma di domanda. Non credo che tutto questo sia vero, se no probabilmente non sarei manco qui in questo momento e non farei tante cose della mia vita e anche della mia vita istituzionale, tutto sommato. Però la domanda è legittima. No, la domanda è legittima e anche, come dire, ha una sua forza. No, nel senso che poi tante cose sembrano un po' così, restano un po' le regole dell'arte. Questo libro di Bourdieu si conclude, cioè alla fine, insomma, questo capitolo, non ricordo esattamente il titolo, ma è una sorta di appello agli intellettuali a creare una sorta di così, circolo eletto che possa contrapporsi, che rimane un po' lì, cioè ha qualcosa di vagamente ingenuo, devo dire la verità, per quanto poi tutto sia molto sofisticato. Basta.